Ciao. Ciao, è come se fosse notte. Sì, aspetta. Puntava proprio dritto al faro, quindi non si vedeva niente. Perfetto, ovviamente siamo già in live perché mi piace. Ottimo. Partire subito così senza che senza dare preavviso all'ospite di turno. Va benissimo, un piacere conoscerti. Bene, bene. Allora, aspetta che tiro via qua e mostro anche questo. Prova a parlare un secondo che guardiamo se ti sentono. Prova, mi sentite? Credo di sì. Mi sentite? Sentite? Sa! Nel dubbio tuo fratello si sta dissociando, non so bene da cosa, però comunque ma si lui dissocia. Subito. Lui si dissocia a prescindere. Sì, sì. Non vedo la chat a schermo. Aspetta che la tiro su, proviamo a far così. Naturalmente non si vede un'ostia. Ok. Allora, lo sentite? Sì, bene. Ti stanno già salutando. Buonasera, fratello di Ale. Infatti, come domanda, diciamo, iniziale, io avrei avuto piacere se tu... Vedi che, ostia, cos'è che c'è scritto lì in piccolo che non si capisce un cazzo? Sulla chat. Boh. Non vanno neanche gli altri. Non va un cazzo, perfetto. Va bene, benissimo. Io non la vedo, la chat è normale, giusto? Perché siamo su Skype, quindi... Tecnicamente, cioè, no, la dovresti vedere su Twitch. Esatto, ok. Chiedo aiuto alla chat se qualcuno è in grado di sopperire queste mie mancanze tecniche per capire il perché non si veda. Server token error, please refresh. E che cazzo vuol dire refresh? Come faccio a refreshare? Direi che giusto per dare due info all'utenza, vorrei che tu introducessi la tua meravigliosa persona, ma soprattutto rispondendo alla domanda, ma lo sai che tuo fratello parla come Del Piero? No, questa cosa non la sapevo. È identico, benissimo. Ora ti ho rovinato la vita sapendo questa cosa, facci caso. Adesso ci farò caso tutte le volte che lo sento. Esatto. Mamma mia. Dai, dacci giusto qualche informazione per capire il tuo percorso di studio e perché alla fine tu ti sei ritrovato oggi, 21 dicembre, qua in chat con noi. Ma allora, io ho una formazione umanistica, nel senso che ho fatto una triennale di filosofia per poi proseguire con antropologia socioculturale, con specializzazioni in genere, sessualità e corpo. Di conseguenza, poi mi sono concentrato sul fare l'antropologo che si occupa di diversità e inclusione principalmente. E appunto mi sono occupato principalmente di queste tematiche molto nelle scuole, perché sono partito con una ricerca fatta negli asili su come le differenze di genere venivano presentate ai bambini piccoli, poi appunto ho fatto dei laboratori nelle superiori, nelle medie, mentre adesso invece mi sto occupando di formazione per aziende e in generale divulgazione sui social attraverso vari canali. Tant'è che appunto recentemente Milano Games Week mi ha chiesto di fare degli interventi alla loro conferenza che hanno avuto qua a Milano a novembre, Ma e come quindi sono arrivati a te? sono arrivati a me appunto tramite i canali di divulgazione che ho sui social, quindi Antropoché, che è un podcast di antropologia con un Pokémon a fine di ogni puntata, in cui praticamente ho legato un po' il mio animo nerd con l'antropologia, perché per cercare di renderla un po' più pop, un po' più vendibile, dato che nessuno sa mai che cos'è. E da lì poi appunto sono nate varie altre collaborazioni appunto sui social, ho anche un canale Twitch con una mia collega per parlare unicamente di genere e diversità, che si chiama Non Generalizziamo, e da lì sono nate appunto varie collaborazioni con varie realtà, tra cui appunto la Milano Games Week, in particolare Beyond PG, che è quella che si occupa degli esport in Europa, da quello che ho capito. E siccome loro hanno un team prettamente femminile e hanno riscontrato diversi problemi nel mondo videoludico, hanno detto: senti, abbiamo bisogno di persone un po' formate in questi argomenti per trattarlo all'interno
della Games Week ed è stato interessante perché in realtà è un territorio che io non avevo mai esplorato direttamente perché inizia ad essere recettivo da poco su riguardo a questi argomenti Da e poco quindi. quanto, secondo te? Ma le aziende ci sono arrivate prima, sicuramente, nel senso sanno che hanno bisogno di trattare di personaggi inclusivi, sanno che hanno bisogno di inserire tutta una serie di storyline, quindi c'è un po' più di attenzione su questi argomenti, sia per motivi di marketing che no, questo non saprei dirlo, bisognerebbe indagare anche con la singola casa editrice, sì, vabbè, casa di pubblicazione. Però sicuramente almeno da 10 anni sicuramente c'è un'attenzione di questo tipo, Immaginavo direi. che la tua risposta sarebbe stata attorno a quell'epoca lì, ecco. Sì. In maniera più consapevole, poi è chiaro che ci sono stati prodotti che comunque rimangono super validi anche prima del 2010, però insomma dal 2010 sicuramente si è iniziato ad affrontare questo argomento in maniera un po' più tecnica sicuramente. Ed è stato interessante affrontarlo anche alla Milano Games Week perché in uno dei due incontri, il secondo, quello che c'è stato l'ultimo giorno, perché la Milano Games Week era divisa in 3 giorni, ci hanno chiesto di farlo più laboratoriale, quindi di interagire con il pubblico che avevamo a disposizione, che era un pubblico piuttosto vasto, ed è stato interessante vedere tanti persone, tanti giocatori che erano effettivamente incuriositi e interessati all'idea di voler ragionare effettivamente su quali sono i personaggi che andavano ad interpretare nei loro giochi preferiti, perché gli sono piaciuti così tanto, perché effettivamente ci sono dei motivi per cui un personaggio ci piace di più rispetto ad un altro, ci sentiamo più vicini rispetto a un personaggio rispetto ad un altro, e queste sono cose in realtà abbastanza importanti che ci servono quando parliamo di rappresentazione. Vogliamo fare subito qualche esempio di queste tue, diciamo, deduzioni sul perché un determinato personaggio controllato dal videogiocatore ha più presa rispetto ad un altro, magari? Ma questo dovrebbe essere la forza della rappresentazione, quindi dovrebbe basarsi unicamente su ciò che quel personaggio porta di familiare per la persona che gioca. Ma Quindi parli quindi a livello di immedesimazione? sì, esatto, letteralmente in quello. Può essere non necessariamente un personaggio che ci assomiglia esteticamente, fisicamente, per quanto riguarda il genere, ma anche per quello che rappresenta, per il tipo di storyline che rappresenta, il tipo di avventura, di battaglia che affronta all'interno del gioco, per esempio. Quindi, insomma, fare un esempio concreto non saprei come farlo perché ci vorrebbe appunto, cioè bisognerebbe legarlo alla persona. A me hanno sempre convinto, a me hanno sempre mi sono sempre affezionato a tutti i personaggi, quelli un po' più sfigatelli e che riescono a intraprendere percorsi epici e piuttosto grandi. Mi sono legato tanto anche a molti personaggi femminili, tipo Lara Croft, perché è un personaggio che mi sembrava nuovo nel 96, quando è uscito il primo capitolo, mi è sembrato un personaggio particolarmente stimolante e lo è stato perché era una delle poche donne che avevo visto nel mondo videoludico. Questa Certo. ovviamente è una consapevolezza che ho scoperto dopo. Però appunto mi intrigavano dei personaggi che non vedevo spesso e dopo ho scoperto il motivo. Ok, e quando tu appunto ti sei trovato a doverne parlare, a volerne e doverne parlare al Games Week, quali ti sono sembrate appunto le risposte da parte del pubblico? Quindi diciamo su un paniere piuttosto vasto e variegato di videogiocatori. È stato molto interessante perché ci sono durante le 2 ore che avevamo a disposizione, l'ora e mezza, non mi ricordo più, mi è sembrato che quegli argomenti che magari potevano sembrarmi anche banali o anche un po', non dico offensivi, ma quasi per un videogiocatore, perché fondamentalmente quello che io avevo portato in quella conferenza, in quel laboratorio lì, era stato cercare di lavorare su
quanto noi effettivamente stiamo attenti ai tipi di storie, di personaggi che ci danno, e quindi puoi anche pretendere quello che fa stare bene noi, quello che piace a noi, e non berci unicamente tutto quello che il mondo del videogioco ci propone, ma di avere anche uno sguardo un po' più critico su come giochiamo, cosa ci piace giocare e quant'altro. Ed è stato interessante perché quindi proporre poi, quando ho chiesto quali fossero i personaggi che più li avevano stimolati e perché, mi è sembrato quasi che quella fosse la prima volta che sentissero questa domanda. Cioè, come se molti giocatori erano giocatori giovani, erano comunque un pubblico tra i 15 e i 20 anni massimo, mettiamola così. C'era anche qualcuno di più adulto, ma non ha risposto, non ha voluto rispondere, che è un classico in questi casi. Le persone adulte cercano di Di sviare, defilarsi. esatto, in questi casi. Però è stato interessante perché a quel punto hanno iniziato a ragionarci. Cioè, a me è piaciuto Kratos perché mi rappresenta quel tipo di persona a cui ambisco, piuttosto che un sacco di gente ha citato personaggi della Square Enix, soprattutto Kingdom Hearts e Final Fantasy, perché li hanno fatti emozionare, perché volevano le storie d'amore, perché si erano affezionati alla saga, insomma. Hanno iniziato a rispondere a queste domande in maniera proprio acerba, se possiamo dire, no? Cioè, molte volte quasi era come se non avessero nemmeno tanto capito l'assignment, la consegna, no? La domanda che avevo fatto, perché erano ancora proprio alle prime domande, ai primi ragionamenti su questi argomenti. Cioè, quando io chiedo un personaggio profondo e tu mi rispondi Riku di Final Fantasy X, la risposta non mi sembra così, diciamo, azzeccata, Ma ecco. domanda, secondo te, tu sei sul palco e chiedi quali sono i personaggi che, per esempio, hai reputato più profondi, più scritti meglio, eccetera, e come risposta ottieni Riku di Final Fantasy X. Cioè, prima, se fossi io nei tuoi panni, la prima risposta sarebbe probabilmente una bestemmia nei confronti di chi ti ha dato questa risposta. Ma secondo te, una risposta di questo tipo è figlia della giovane età della persona che ti sta rispondendo, oppure proprio perché non ha le basi per capire quale possa essere la profondità di un personaggio scritto appunto con magari un'accezione più matura? È sicuramente un po' una via di mezzo, nel senso che il motivo per cui hanno voluto chiamare me per fare questo discorso è perché sappiamo che comunque a livello culturale c'è un tipo di narrazione che noi diamo al videogioco, cioè che è una forma di intrattenimento e anche un po' stupida, cioè nel senso si intende proprio come un momento di svago, visto ovviamente dall'esterno, da chi non gioca ai videogiochi, da chi non ha uno sguardo critico, come quel momento in cui ci si mette davanti a una console, davanti a uno schermo e si spara senza motivo a chiunque si incontra, senza avere per forza una trama, senza avere per forza una morale dietro, senza avere una storia da raccontare e quant'altro. Quindi, insomma, c'è anche molte volte Preconcetto, pregiudizio. sì, il pregiudizio, lo stereotipo che se c'è una storia in un videogioco è qualcosa di aggiuntivo, che per carità non dov'è che dobbiamo mettere le storie per forza in tutti i videogiochi, ci mancherebbe altro. Però se le storie ci piacciono, se ci piacciono i personaggi un po' più tridimensionali, possiamo pretenderli, perché ormai siamo arrivati a un punto in cui i videogiochi fanno anche delle storie profonde, fanno anche delle avventure di tutto rispetto. E soprattutto ricordiamoci che lo fanno già, che ci sono dei gran titoli che hanno delle storie interessanti, che raccontano personaggi diversi, più complessi di essere delle semplici macchiette all'interno di una vicenda piatta. E in sostanza portiamo avanti una battaglia che riconosce al videogioco tutto il suo potenziale. Sì, anche perché, tra l'altro, cioè chi addita ai videogiochi come appunto un semplice passatempo, che se vogliamo vedere è anche vero, però, Certo. oltre alla superficialità di questo commento, ciò denota anche una, secondo me, una mancanza di
di conoscenza sulla situazione attuale del mondo videoludico, perché se uno mi avesse fatto questo ragionamento 30 anni fa potrei anche essere stato d'accordo, ma oggi, grazie a Dio, i videogiochi sono hanno avuto un'espansione, e con oggi intendo gli ultimi 20 anni, 25 anni, un'espansione talmente vigorosa che, certo, al giorno d'oggi ci troviamo nel 2021 ad avere, grazie a Dio, se vogliamo, una possibilità di scelta talmente ampia che ci consente sia di poter direzionare le nostre scelte di acquisto e di gioco di conseguenza verso titoli basati su storie sicuramente più mature, su personaggi molto più approfonditi, ma anche dei videogiochi che tutt'oggi, esattamente come 40 anni fa, ti consentono esclusivamente di essere giocati solamente per il fine ludico, il fine di intrattenimento. Sì, non, una cosa non esclude l'altra, cioè il punto deve essere quello naturalmente di riuscire a rimanere nel mezzo, non dover pretendere di tutto da un videogioco, dover lasciare il videogioco la libertà di esprimersi come ha sempre fatto, ricordarsi che tra l'altro il videogioco ha una cultura vera e propria ormai, quindi ha anche proprio un suo modo di esprimersi che va avanti da decenni e che è giusto che venga rispettato. Infatti trovo molto irritante quando persone che non fanno parte, che non conoscono il videogioco, cercano di inserirsi per parlare di diversità e di inclusione, senza però conoscere appunto tutto il modo in cui il videogioco ha costruito i suoi personaggi nel corso della storia. Cioè non funziona come il cinema il videogioco, il videogioco ha una sua storia e di conseguenza si evolve e si sta evolvendo a suo modo, in una direzione anche magari parallela, però comunque non è la stessa cosa, ha sicuramente tutto un altro vissuto, e tra l'altro può fare benissimo, non deve per forza essere quel prodotto tridimensionale super profondo di cui abbiamo bisogno, cioè se ne abbiamo bisogno, tra l'altro, sì, non è neanche detto. Ripeto, cioè l'offerta di oggi è talmente ampia, ma è figlia anche della diversità dei videogiocatori che chiedono al videogioco stesso di potersi esprimere in diverse, con moltissime sfaccettature, che mi sembra che l'offerta sia ovviamente legata alla domanda e che, essendo ampia da una parte, è ampia anche dall'altra. Sì, ma poi tu per cosa esempio intendi, scusami, per entrare più nello specifico con diversità di inclusione all'interno dei videogiochi? Ma diversità e inclusione, cioè la possiamo vedere in questo senso, si intende riuscire a rappresentare quante più soggettività possibili, cioè sarebbe bello se chiunque fosse in grado di ritrovarsi all'interno di un videogioco, sia per le esperienze vissute, sia proprio come identità. Quindi possiamo vedere, possiamo intenderlo sia per quanto riguarda come personaggi magari di vario orientamento sessuale, di vario genere, sia anche personaggi che vivono determinate esperienze che solitamente noi non riusciamo a vedere all'interno dei videogiochi. Mi viene in mente per esempio quanto fosse piaciuto Celeste, perché è un videogioco che parla tanto anche di depressione, per esempio. È basato, quindi insomma, su quello praticamente, certo, ho giocato l'anno scorso. Esatto, pure io l'ho giocato quest'anno invece, e l'ho giocato praticamente per tutto il discorso che era uscito proprio sul videogioco, se no in realtà non l'avrei neanche giocato, anche se in realtà è un bellissimo gioco, un bellissimo titolo, al di là di delle tematiche che tratta. Oppure anche Gris o Journey, oppure come si chiamava l'altro? Rime, che sono dei titoli che parlano di morte, di lutto, e che insomma sono cioè, scusami se ti interrompo, c'è tuo fratello che si sta spanciando dal ridere, perché tuo fratello fu uno dei fautori tra coloro che mi consigliarono di giocare a Rime, e non ho mai maledetto così tanto tuo fratello come in quell'occasione. Che ha giocato per colpa mia, tra l'altro. Benissimo, è colpa tua, indirettamente, bene. Quindi è colpa mia, scusate. Però appunto sono dei titoli che parlano appunto di tematiche particolari, di cui non tutti i videogiochi trattano, e che è interessante affrontare anche in altre vesti. L'indie penso che abbia fatto, in questo abbia giocato un ruolo fondamentale, perché
Bravo, giusto, bravo. giocando usando di meno e rischiando di meno, anzi usando di più, Usando di rischiando di più, meno, esatto. hanno presentato moltissime tematiche, diverse che invece i AAA a volte non Esatto, si sono mai perché azzardati. facendo un esempio, no? Poi correggimi se sbaglio, visto che tu sei sicuramente più dentro questo argomento. Cioè, prendiamo Celeste che parla appunto della depressione all'interno, cazzo, di un platform. E già questa è una cosa, secondo me, geniale, no? E Esatto. secondo me è molto più importante seguire questa strada rispetto a un The Last of Us 2 che ti introduce la tematica dell'omosessualità di una delle protagoniste, ma senza entrare nello specifico, cioè ti viene detto Ellie è omosessuale, basta. Certo, sì. Come caratteristica, quasi prendi un po' con le pinze questo paragone, come a dirti è bionda. Cioè, è Certo. normale che, cioè, è giusto secondo me che questa particolarità di scelta di scrittura, di caratterizzazione di un personaggio non venga sottolineata più di tanto e quasi data, non per scontata, comunque che venga descritta con assoluta normalità, ma apprezzerei di più che abbia un fine questa scelta. Perché poi cosa succede? Che io, che in genere parto con il dente avvelenato. Mi viene cioè col dente avvelenato quando trovo questi inserimenti un po' fini a loro stessi, che la Certo. cosa venga inserita in un videogioco quasi come, non forzatura, ma come metodo per far sì che la gente parli del titolo. Certo, sì, beh, questo noi non lo possiamo sapere. Io ho giocato il primo, mi manca il secondo, anche se abbiamo in casa. Io ho molta fiducia sulla narrazione della Naughty Dog, quindi sono Certo, fiducioso che possa parlare bene anche del secondo titolo. Anche sicuramente. da quello che tra l'altro mi ha detto Ale, sono abbastanza sicuro che sarà un titolo molto interessante, fatto bene anche proprio a livello di narrazione. E da un lato potremmo dire. Sicuramente magari potrebbero esserci dei titoli, delle case produzione più disoneste che lo fanno solo per far parlare di sé. Sinceramente trovo anche però molto interessante avere dei personaggi queer, usiamo il termine diciamo più vasto, quindi di qualsiasi orientamento sessuale che non sia quello etero, quello tipico, inseriti all'interno di una storia in maniera molto più casuale, appunto, come se fosse biondo, no? Cioè, come dicevi tu, secondo me in realtà riesce così a decostruire un po' lo stereotipo, perché se noi li mettiamo soltanto con il fine specifico, cioè che questo orientamento sessuale o che questa diversità debba essere per forza funzionale alla trama, lo rendo un po' forzato. Mi verrebbe quasi da dire che diventerebbe proprio un gioco a questo punto con l'intento di parlare di quella cosa lì e basta. Celeste invece è un titolo che tra l'altro riesce a essere estremamente divertente, è un platform anche molto complicato, è un Certo. platform geniale, se vogliamo. Che ha fatto parlare di sé, cioè, in molte testate giornalistiche ho visto che parlava, che è stato tanto trattato proprio perché è un bel gioco, è un platform di quelli coi controcoglioni, quindi ha fatto parlare di sé per quel motivo lì principalmente. E in più aveva anche una trama che parlava di depressione molto efficace, allegorica, tutta metaforica, però insomma funzionava. Quindi è bello se riusciamo a fare entrambe le cose, cioè se riusciamo a decostruire uno stereotipo o a parlare di un argomento e farlo senza proporre un personaggio macchiettistico, perché anche quello è un problema, se no, e dall'altra parte proporre anche un titolo che funzioni proprio come videogioco, cioè che sia divertente poi. Ecco, sempre rimanendo all'interno di questo argomento, ti volevo chiedere la tua opinione riguardo, cioè, secondo te è meglio quando un videogioco, prendiamo ancora The Last of Us come esempio, in cui la protagonista, una delle due protagoniste, ostia, la protagonista è omosessuale senza entrare più di tanto nel merito della cosa,
Quanto secondo te è più efficace una trattazione di questo argomento in questa maniera rispetto a un gioco qualsiasi di Ubisoft? Per esempio, l'ultimo Assassin's Creed che ho giocato io, che è Odyssey, in cui all'inizio del gioco ti dice: "Bon, te vuoi fare il maschio o la femmina?" E poi durante il gioco puoi decidere se andare a scoparti la qualunque. Cioè, secondo me quella. No, prima rispondi tu. Allora, diciamo che c'è una finalità diversa nei titoli, nel senso che The Last of Us cerca di raccontare una storia con dei binari più precisi, cioè Certo. è quello e basta, mentre invece gli ultimi Assassin's Creed, da quello che ho capito, sono molto più ruolistici, se vogliamo, cioè ci sono delle scelte. Se invece la scelta è solo legata ai rapporti sentimentali, ho un'opinione differente. Ecco, io non avendoli giocati. Beato te, cazzo. Esatto, so che sono molto grandi, un po' tutti simili. Mio fratello non ha dato diciamo, una recensione così eccellente del primo dei tre, quindi insomma non so se li toccherò. Però ecco, se la scelta è unicamente sulla relazione, possiamo rispondere in un modo. Se invece è proprio più realistico, cioè tutta la storia si basa sulle scelte, un po' alla Mass Effect. No, 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 no. Ok, allora no, allora è già diverso, è Cioè, già un a po' me più dà pretestuoso. fastidio, e svelo il mio punto di vista, che la libertà sotto qualsiasi livello, cioè la libertà sessuale del protagonista, la libertà sessuale che tu vuoi imprimere al tuo protagonista, venga, sì, ti viene lasciata questa libertà. Ma anche in questo caso è molto fine a se stessa, cioè boh. Allora, qui si possono fare dei discorsi un po' lunghi, nel senso che si può dire è fine a se stessa, però dato che stiamo parlando comunque di identità, di soggettività di solito sottorappresentate, anche solo avere la possibilità di poter avere questa scelta potrebbe essere apprezzata parecchio da videogiocatori queer, per esempio, che vogliono per una volta, o anche nei titoli che gli piacciono, come in questo caso Assassin's Creed, interpretare, impersonare un personaggio come loro. Potrebbe essere questo il punto. Cioè, se per una persona magari che si vede più spesso rappresentata in un videogiocatore, questa cosa la può vedere come un sì, però non è così importante, magari per chi non si vede rappresentato spesso, potrebbe essere invece potrebbe fare la differenza. Posso interromperti un attimo? Ma in base ai tuoi studi e a questi tuoi incontri, diciamo, con altri videogiocatori, con il pubblico, eccetera, ma quanto secondo te un videogiocatore, indipendentemente dall'età, dall'orientamento sessuale, eccetera, ha davvero la necessità di doversi immedesimare con il protagonista del videogioco che sta giocando? Beh, questa è una risposta molto soggettiva, perché non è detto che ogni persona, che ogni videogiocatore voglia giocare nello stesso modo, voglia trovare per forza questa familiarità con i personaggi con cui gioca. Però è vero anche che la rappresentazione in realtà è potentissima, lo sappiamo proprio in qualunque settore, dal fumetto al videogioco al film, a qualunque tipo di gioco che noi facciamo, lo scegliamo fin da quando siamo piccoli, fin da quando siamo bambini, scegliamo il gioco perché è familiare, perché ce lo sentiamo vicino in qualche modo. Qualunque tipo di giocattolo si è scelto da bambini, lo si sceglie per quel motivo lì, e da lì poi si è cresciuti sviluppando lo stesso tipo di ragionamento. Cioè io scelgo questo, da piccoli per esempio io scelgo il gioco l'Action Man banalmente anche soltanto perché c'è sulla confezione un bambino come me e quindi io prendo l'Action Man. E oppure io so che i giocattoli sono blu, quelli per i bambini, io sono un bambino quindi vado a prendere un giocattolo blu. Quindi è così che avviene la scelta da piccoli. Crescendo poi appunto l'identità della persona si complica, si lievita, maggiora, si colora, si fa più complessa e quindi c'è poi la necessità di riuscire effettivamente a trovare una familiarità di un concetto molto più grande, molto più sfaccettato. Ma in realtà la necessità, il bisogno è lo stesso e
negare che sia importante la rappresentazione non soltanto per chi gioca, ma anche per una società che ha bisogno di abbattere determinati stereotipi, è un problema. Cioè, lo sforzo che bisogna fare qua è riuscire a mettersi nei panni di chi una rappresentazione non l'ha avuta spesso. Quindi, se volessi fare la frase cattiva, potrei dire: tu, Marco, che sei un uomo bianco, etero, cis, sei sempre visto nei videogiochi, poi posso spiegare tutto quello che, tutti i termini se non avete capito, a questo punto per te la rappresentazione non è così importante perché sei sempre stato rappresentato, mentre invece tante altre persone non hanno avuto la stessa fortuna, diciamo così. Mm-hmm. Anche per esempio le figure femminili sono sempre cioè stanno arrivando adesso, potremmo dire, no? I famosi ultimi 10 anni di cui stiamo parlando, c'erano anche prima, ma diciamo personaggi un po' più complessi stanno arrivando soltanto adesso. Vero, mi viene da pensare che un ritardo, per esempio, delle protagoniste femminili all'interno dei videogiochi, in cui, vabbè, la prima tecnicamente credo che sia Samus con Metroid, che poi è femminile ma lo scopri alla fine dopo aver giocato il titolo. Vabbè, la prima icona femminile credo che sia Lara Croft, quindi a metà degli anni 90, ma mi viene da pensare che esista questo ritardo nel creare personaggi femminili proprio perché il videogioco è stato per quasi 20 anni quasi esclusiva maschile dal punto di vista proprio dei videogiocatori. Non solo dei videogiocatori, ma anche di chi li creava. Vero, di conseguenza vero, vero, c'è vero. anche questo elemento in più da tenere presente. Per esempio, Samus scopriamo che è un personaggio femminile quando alla fine del gioco, quando lei si spoglia. Perché lei si spoglia alla fine del videogioco? Perché ovviamente non solo lo fanno per i videogiocatori che così possono avere questo guilty pleasure alla fine del titolo, Questo ma è anche prurito, diciamo. esatto, ma è anche perché è fatto da delle persone che avevano lo stesso tipo di interesse. Quindi c'è anche lo sguardo che crea il personaggio, che ha tutto, diciamo, un immaginario ben preciso. Anche Lara Croft, che io amo, io ho fatto tutti i capitoli, comunque lei nel capitolo primo è in Perù con la neve e i pantaloncini corti. Perché? Perché ovviamente ci fa piacere vederla scosciata. Perché eravamo ancora in un'epoca in cui la prevalenza del popolo videogiocante era composta da Certo, ragazzi, certo. assolutamente, ma se ci pensi è anche perché chi l'ha ideata l'ha pensata così. Una donna, anche se avesse avuto a che fare con un pubblico tutto maschile per il prodotto che avrebbe dovuto vendere, non avrebbe pensato per forza alla Croft scosciata. Beh, permettimi però di leggere un commento. Lara Croft era più maschile in realtà, non aveva caratteristiche femminili. Porco Diaz, cioè, avrei detto tutto tranne questo. In realtà è un commento che lo possiamo, cioè che se lo complichiamo c'è una parte di verità, nel senso che è un personaggio che fisicamente e nelle movenze è tutto È molto femminile, femminile, dopo è molto cazzuta, certamente. però Certamente. appunto in realtà è un personaggio poi molto maschile in quello che fa negli anni 90, un personaggio che nasce ricco, cioè, che nasce ricco ma che comunque si è fatta la sua ricchezza, un personaggio che non ha bisogno di nessuno, è una donna che lavora, perché ti viene detto che tutto quello che fa lo fa per lavoro, che è una cosa all'epoca davvero rivoluzionaria, e poi è un personaggio scorrettissimo, un personaggio che ammazza le persone, che imbroglia, che inganna tranquillamente, quindi in quello sì è un personaggio maschile. Ecco qua, Simo Brian sta dicendo più o meno quello che avevo un po' anticipato io prima, che dice, secondo me, adesso certa gente vede male, tra virgolette, i personaggi bisex o femminili in alcuni videogiochi perché no, perché pensano che venga scelto quel personaggio, altrimenti, perché almeno si evitano accuse. Lì dipende un po', secondo me, proprio dall'onestà intellettuale dei
degli sviluppatori, di chi ha scritto il videogioco, da chi ha scritto il personaggio. È un po' come il classico discorso che si fa negli ultimi anni in cui, per forza di cose, all'interno di un film dobbiamo trovare l'indiano, cioè tutte varie diverse etnie o orientamenti sessuali. Sì, se cerchiamo, a parte che si vede, nel senso che tra l'altro quando un personaggio viene inserito soltanto per fare il tick nel box, no? Cioè soltanto per dire ok, l'abbiamo messo, c'è. Si vede, e poi in realtà fa anche effetto contrario, nel senso che poi se fai scontenta tutta una community che di diversità e inclusione un po' se ne intende, o comunque fai un personaggio troppo macchiettistico che non serve a niente e offendi la gente, poi alla fine ti costa più di quanto ti sarebbe costato magari una lamentela su un personaggio banale che avevamo già visto in altri contesti, etero, uomo, eccetera. Quindi anche lì bisogna stare attenti, perché se lo fai male la gente un po' se ne accorge ormai, c'è abbastanza sensibilità per capire un po' meglio se un personaggio è inserito un po' a caso oppure è stato fatto per il verso giusto. E sicuramente ci saranno anche dei titoli che avranno fatto appunto personaggi queer soltanto perché così vendevano di più o perché così facevano parlare di sé. Questo nessuno lo mette in dubbio. Ripeto, non potendolo sapere, non mi metto a commentare, a criticare le case di produzione. Ci sono, devo dire, tanti personaggi che sono stati molto validi, femminili, per esempio anche la protagonista di Horizon non è un titolo che mi ha fatto impazzire, però comunque fa il suo dovere, nel senso è un buon personaggio femminile. Le protagoniste di Life is Strange hanno una trama che va ben oltre la bisessualità della protagonista e l'omosessualità dell'altra. E penso che vada oltre la trama, al di là del loro orientamento sessuale, cioè che abbiano voluto raccontare molto altro, non ci fosse solo quello in questi titoli. Cioè non è che mettiamo un personaggio femminile soltanto perché vogliamo avere un'eroina femminile. Con Horizon è un buon esempio, secondo me, perché hanno poi creato tutto un mondo, un gameplay divertente, hanno puntato su altro. Il fatto che ci fosse una protagonista femminile non è stato l'epicentro, il centro di tutto, ecco, mettiamola così. E nonostante tutto ci sono un sacco di persone che non giocherebbero dei giochi con una protagonista femminile. Bravo, e qua voglio collegarmi al commento poco fa di Pizza di Cazzo, che nonostante un nickname piuttosto... Ottimo. Che dice: Ubisoft disse che i videogiochi con protagonisti femminili vendono meno. Ed effettivamente, vabbè, dati alla mano, credo che sia vera come cosa, però secondo me c'è da tener conto anche di questo, nel momento in cui tu ti prendi la briga di sviluppare un videogioco. Sì, A differenza del cinema, secondo me, in cui certe tematiche probabilmente sono almeno un pochino in più superate, cioè certi limiti, certi pregiudizi vengono un po' più accettati anche a causa del fatto che il cinema è decisamente più vecchio rispetto ai videogiochi. Secondo me nel videogioco, essendo uno strumento di interattivo con con l'acquirente, con il cliente finale, diciamo, bisogna tener conto anche della questione, proprio di, come dicevamo prima, dell'immedesimazione del videogiocatore, che quindi magari con una protagonista femminile fa più fatica e magari è meno portato ad acquistare il gioco. È come quando tu dicevi prima, e mi spiace ridurre la mentalità di un videogiocatore, magari anche 20-25enne, a quella di un bambino. Il bambino va a acquistare il giocattolo blu perché blu uguale bambino. Oggi il 25enne non va a acquistare Horizon perché c'è la protagonista femminile. Sto ovviamente estremizzando la cosa. Certo,
Certo, però qua torniamo al discorso della rappresentazione, cioè vediamo che appunto qualcuno non si identifica o non si vuole identificare in un personaggio femminile, gli dà fastidio e quindi non lo compra. Quindi in un certo senso dobbiamo ammettere che effettivamente la rappresentazione un valore ce l'ha, perché se appunto noi non siamo disposti a comprare un gioco perché il protagonista non ci rispecchia, effettivamente vuol dire che la rappresentazione ha un peso all'interno delle nostre scelte. Detto questo, è vero, sì, è verissimo, cioè abbiamo questo problema. Dobbiamo tenere a mente che in Italia i videogiocatori sono divisi perfettamente a metà, con un 55%, 51%, adesso non ricordo esattamente i dati, uomini e 49-44% le donne. Il punto è che questo dato, secondo me, viene letto un po' male perché è stato portato anche alla Games Week di quest'anno, però bisogna fare anche un po' un ragionamento più nel dettaglio, nel senso che questo non significa che quel 45% di videogiocatori donna gioca unicamente, cioè Solo giochi con donne. gioca solo giochi con donne, ma soprattutto gioca tutte le piattaforme a disposizione, quindi PlayStation, Switch, Xbox. Infatti, se andiamo a vedere meglio nel dettaglio, Già scopriamo apprezzo che tu che abbia saltato il PC. Bravo, in così. realtà io gioco un sacco su PC, Maledetto. però, non era il più ovvio. E si scopriamo invece che molte donne in realtà giocano su mobile o comunque su iPad, per esempio. Questo perché? Innanzitutto perché abbiamo una narrazione socioculturale che ci dice che il videogioco è soltanto da uomini. Quindi c'è proprio proprio una educazione che sconsiglia le donne o dice alle donne di non giocare ai videogiochi. Punto primo. Ma tuttora? Sì, dalle testimonianze che arrivano ancora, c'è ancora tanto ostruzionismo nei confronti delle videogiocatrici. Stanno arrivando, mettiamola così, ormai ci sono, grazie a Dio, aggiungerei, però insomma non, so che per loro non è così facile. In tutto il mondo nerd non è così facile. Lì ci sarebbe tutto un altro discorso da fare perché le persone nerd vengono escluse diciamo, dalla massa, dal mondo mainstream e siccome si sentono escluse hanno creato un loro ecosistema che è quello nerd e diventa a quel punto uno spazio molto difficile da condividere poi con altre persone. Cioè io sono stato escluso da un determinato gruppo sociale, dal bullo della scuola per dire, e quindi io mi sono fatto il mio ecosistema. Se tu ragazza, magari anche carina, vuoi cercare di entrare nel mio spazio che mi sono costruito con tanta fatica, non ti voglio far entrare. Questo è un po', diciamo, il sistema che è stato studiato essere entrato in circolo nel momento in cui ci sono delle discriminazioni o degli spazi così chiusi, così ermetici come quello dei videogiochi, per esempio. Cosa stavo dicendo? È un rischio, quindi fare dei personaggi femminili. Dipende che cosa vogliamo fare, perché appunto comunque vediamo che ai videogiochi si sta approcciando veramente tantissima gente, non solo uomini. Si può vedere in due modi. Non faccio videogiochi con personaggi femminili perché non voglio perderci soldi. Faccio videogiochi con personaggi femminili, così distruggiamo questo stereotipo e mi prendo una parte di pubblico. Una parte di pubblico che è già interessata al mondo videoludico comunque. Sì, ma allora, cioè, seguendo questa linea di pensiero, allora tutti i giochi dovrebbero darti la possibilità di scegliere sesso, orientamento, quello che stavamo dicendo prima facendo l'esempio di Ubisoft, no? E io francamente non la vedo come la soluzione. No, neanch'io, anche perché dipende da cosa vuol fare il gioco. Nel senso, se noi Esatto. abbiamo un roleplay, un gioco come per esempio Cyberpunk, che vuole farti decidere qualunque cosa, allora ci può stare. Un gioco come The Last of Us invece deve rimanere con il suo binario, la sua storia ben precisa che racconta solo quello. Oppure Pac-Man che non ha storia e passiamo il tempo a fare il punteggio più alto. Non è la soluzione mettere la diversità ovunque, la soluzione è
Ma non tanto la diversità, quanto la libertà di poter scegliere la qualsivoglia cosa. Sì, no, non deve esserci sempre per forza tutto ovunque, assolutamente no. Non è quella la soluzione. E poi appunto, anche lì, come dicevamo prima, ricordiamoci la storia del videogioco, cioè ci sono vari tipi di videogiochi, dipende cosa vogliamo fare con quel videogioco lì. C'è anche una direzione artistica dietro un videogioco alla fine, quindi dobbiamo rispettare anche quello che lo sviluppatore vuole fare, quello che è il gameplay, quello che è lo scopo del gioco, l'estetica del gioco, ma anche soltanto il periodo storico del gioco, se vogliamo, perché se lo facciamo nel Medioevo, in Italia o comunque il periodo dei vichinghi, in Olanda, non possiamo dire, non ci sono persone nere, perché, non c'erano storicamente, per esempio. Sai cosa mi hai fatto venire in mente quando, dicendo quest'ultima frase? Mafia 3, in cui un protagonista di colore è a capo di una famiglia mafiosa, cosa francamente credo mai successa e irrealizzabile all'epoca, Certo. quantomeno, no? Quindi Certo. quello è stato per me, diciamo pure uno scoglio nel giocare quel titolo, ma perché? Perché mi sono trovato di fronte ad una situazione talmente bislacca, se vogliamo, talmente poco reale che a differenza del gioco che ti voleva far che ti sputava in faccia una presunta verosimiglianza con la realtà che francamente non reputo vera. No, a meno che non ci sia un intento politico, più o meno spiegato o nel gioco o in interviste fatte dagli sviluppatori dopo, se no appunto è Una stronzata, puoi sì, dire. una stronzata, nel senso non, sì, rischia anche di essere, non dico offensivo, però comunque se è messo senza senso allora tanto vale. Anche perché soprattutto dato che tra l'altro siamo in un periodo in cui tutto quello che si fa per quanto riguarda l'inclusione, la diversità è super controllato, cerchiamo di fare delle, di muovere dei tasselli che abbiano un senso, perché sennò giustamente poi vengono criticati. Cioè, se vengono fatti soltanto perché devono essere fatti e poi la gente ci dice che palle però abbiamo messo delle donne dove non servivano, abbiamo messo la queerness dove non serviva. Ed è vero, a quel punto è più fastidioso che altro e rischia di essere controproducente. Capisco io, da persona che si occupa di queste cose, l'intento politico, cioè capisco il voler martellare su determinate questioni per riuscire a ottenere dei risultati al di fuori del mondo dei videogiochi, cioè ottenere una parità, una parità nel mondo concreto, quindi che poi le discriminazioni non ci siano al di fuori dell'online principalmente, al di fuori del videogioco. Però appunto si può fare anche con metodo e in maniera graduale, creando quindi poi anche un dialogo con il videogiocatore, cioè se noi alla fine riusciamo a convincere più giocatori a giocare con personaggi femminili che prima non avevano intenzione di toccare, per me è un successo piuttosto che farli solo innervosire e dire no, vabbè, ma che palle questi giochi qui, non li toccherò mai. Quindi fare prodotti che abbiano un senso, fare prodotti che mostrino il fatto che appunto l'omosessualità di Ellie, per esempio, non abbia particolarmente valore all'interno della trama. Del resto, l'eterosessualità di Mario non ha mai coinvolto in particolare le trame di Super Mario. Oddio, in realtà questo non è vero perché noi andavamo a cercare proprio Peach, però vabbè. Salto di palo in frasca. Da Dai. persona informata sui fatti, dal punto di vista, diciamo, antropologico, riferendosi alla categoria nerd citata prima, secondo te come si è evoluta la situazione della pandemia degli ultimi anni, 2 anni ormai, e come evolverà da questo punto di vista? La figura del nerd con la pandemia? Urca, che domanda. Dipende dal nerd, nel senso che ci sono tanti tipi di nerd.
Quindi sicuramente il mondo videoludico ha avuto una grande spinta con la pandemia. Un sacco di giochi online ne hanno guadagnato tantissimo. Io, per esempio, ho passato tutto il 2020 su Final Fantasy XIV, ci ho scritto un articoletto, ci ho fatto da poco una puntata sul podcast. Insomma, avevo fatto anche un'indagine con alcuni miei compagni di squadra che appunto hanno detto che anche per loro è stato una salvezza poter avere uno spazio, un luogo di incontro, di ritrovo con gli amici, nonostante il lockdown feroce che noi avevamo avuto nel 2020. Se parliamo solo di videogiochi, appunto, tutti i titoli, appunto, free to play, ne hanno giovato un sacco, quindi. Poi era uscito tipo anche Genshin Impact, credo che sia il titolo, io non l'ho toccato, persino per me è troppo giapponese quello, però so che era andato un sacco anche grazie alla pandemia, perché era appunto tutti i titoli più leggeri anche sono andati molto, anche titoli come Animal Animal Crossing. Crossing, esatto, Animal Crossing. Esatto, tutti quei The Sims, tutti questi titoli qua sono tutti i titoli che con la pandemia ne hanno giovato moltissimo, hanno aumentato le vendite. Non so se ci saranno dei cambiamenti successivi, nel senso, molte cose sono state rimandate a causa della pandemia, quindi c'è anche da dire che il mondo videoludico comunque ha rallentato molto. Basti pensare alla PlayStation 5 che è ancora introvabile. Quindi sicuramente quello, però non credo che abbia cambiato il modo di videogiocare la pandemia. Non lo so, perché secondo me con la gente che si è ritrovata a stare chiusa in casa per settimane forzatamente, diciamo, non tanto per chi ovviamente videogiocava già prima, soprattutto online, eccetera, però secondo me il boost che ha ricevuto il mondo videoludico dall'anno scorso in poi, proprio dal punto di vista delle persone che hanno cominciato magari ad intendere i videogiochi come una possibile forma di intrattenimento alternativa rispetto alla loro esistenza precedente, diciamo, magari da lì in poi hanno imparato appunto a sfruttare i videogiochi, a entrare in contatto con questo mondo, facendolo diventare parte della propria vita. Sì, allora quello è un discorso diverso, nel senso cambiare il modo di videogiocare è un discorso più ampio che dovrebbe riguardare appunto un gruppo maggiore di persone. Che abbia appunto avuto un boost il mondo videoludico e che abbia avvicinato molte persone, quello è indubbio, quello è sicuramente indubbio. Perché tra l'altro durante il periodo della pandemia, quella proprio più nera, diciamo, nel 2020, sono state fatte delle ricerche abbastanza interessanti da un punto di vista antropologico, c'era tanta necessità di evasione con cose leggere, però non troppo frivole, cioè era un periodo estremamente pesante per le persone. Quindi, per esempio, i contenuti più trash, sono stati, un po' più abbandonati rispetto al 2019, per esempio. Cosa intendi con contenuti trash? Contenuto trash vuol dire tipo l'influencer che ti propone la bevanda detox su Instagram con il loro codice sconto, cannando i congiuntivi. Quel tipo di intrattenimento lì, brainless, però un po' appunto vuoto, è stato molto penalizzato durante la pandemia. Quello che invece è stato, che è l'opposto appunto di un Animal Crossing, no? Cioè che invece è una cosa leggera, però appunto costruttiva.
che ti permette di staccare, di evadere, di andare proprio in un altro posto, Un'altra vita. esatto, in un'altra vita, e che non è di cattivo gusto, perché quello che è stato percepito con alcuni tipi di contenuti è che fossero nel momento sbagliato, cioè io di fare shopping online o di vedere tu che ti fai arrivare a casa la borsa di Gucci durante la pandemia con 600 morti al giorno, lo trovo di cattivo gusto e quindi non mi interessa un contenuto di questo tipo. Titoli appunto leggeri come Animal Crossing o titoli online che ti permettono di giocare con i tuoi amici, invece sono titoli che hanno, cioè prodotti in generale che ne hanno guadagnato un sacco. Sicuramente sì. Stavo pensando, non t'ho voluto interrompere prima, che ho guardato, avevi detto una frase, adesso non ricordo nemmeno quale. Ho guardato l'orologio ed erano tipo passati 47 minuti dall'inizio della live e ho detto, porca puttana, abbiamo già tirato fuori talmente tanti argomenti, talmente tanti spunti di riflessione che una live del genere dovrebbe durare tipo 24 ore, Probabilmente. no? Sì, e invece tra poco mi tocca anche andare a prendere le bambine, quindi... E quindi mi tocca anche chiudere. E mi spiace, anzi, ti chiedo già da ora la tua disponibilità a voler. Per esempio, anche l'ultimo argomento che esula in parte dal discorso videoludico, ma comunque anche sul discorso influencer, social e tutto quanto, è molto interessante, secondo me, cazzo. E mi piacerebbe parlarne. Dato che purtroppo per fortuna mi sono messo sui social, è un po' una realtà con cui devo scendere a patti e quindi. Da, se vuoi, dai, spamma un po' i tuoi contatti, il tuo podcast, tutto quanto. Sì, io come dicevo prima ho Antropoché, che è un podcast, che è il primo podcast di antropologia in lingua italiana che c'è dal 2018. Da ottobre 2018, nella prima stagione avevo una co-host, poi io sono andato avanti da solo, un lavoro infinito, ma mi piace molto. E parlo di antropologia e attualità e un po' anche di videogiochi a volte. E poi vabbè, appunto su Instagram ho lo stesso nome, dove parlo di genere e attualità, e poi ho appunto un canale Twitch che non generalizziamo con la mia collega, dove cerchiamo di complicare tutti gli argomenti. Di attualità e che in generale parlano di diversità e inclusione da un punto di vista antropologico e dei cultural studies, che è la formazione della mia collega, appunto, perché la difficoltà è che questi argomenti vengono sempre trattati a metà, invece non c'è soltanto spesso un'unica versione dei fatti o un unico modo di raccontare le cose, ma ci possiamo anche fermare un po' prima e ragionare insieme su quanto sia complicato e complesso un argomento. Certo. E siccome i social e il mondo della divulgazione online ragiona tanto sulla banalizzazione degli argomenti, allora ci siamo messi a fare anche quello. Va bene, Francesco, io adesso devo staccare e ti ringrazio per la tua ospitata, Grazie per la a voi. chiacchierata e per veramente i numerosi contenuti interessantissimi che hai portato. Non ti posso lasciare senza averti ricordato cosa? Di Cosa? prestare orecchio alla voce di tuo fratello. Lo farò senz'altro. Benissimo. Va bene, Francesco, grazie mille, un bacione e ti auguro già buone feste. Grazie anche a voi, è stato un piacere, alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Allora, qua chiudo. Tac. E ringrazio anche voi che avete seguito la diretta stasera, tra l'altro con qualche problema tecnico assolutamente incomprensibile, non ho idea del perché sia scomparsa la chat, visto che qua è tutto ok e come si dice, qua anche gli alert hanno questo coso qua. Vabbè, grazie a tutti ragazzi, un bacione, riuscirei a fare altre live pomeridiane prima di Natale? Oh! Oh certo, ma certo. Bacioni e buona serata. Ciao.